Buonasera, questi i principali titoli. A Chiaravalle tiene banco il progetto di realizzazione della Casa della Salute. Il comitato scrive al presidente Mario Oliverio, mentre il sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato, convoca i sindaci del comprensorio. Sull'emergenza cinghiali interviene con una nota il consigliere regionale Vanda Ferro. A Staletti il gruppo consigliare di minoranza Staletti da Vivere chiede l'intervento della Corte dei Conti sul bilancio 2016. Per la cronaca, rischia di perdere una gamba Nicola Ciconte, ferito da un'esplosione in località Savini a Sorianello. E in chiusura parleremo di sport. A tra poco! Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Iniziamo come di consueto con la cronaca. Una bomba sotto l'auto, trasferito in elisoccorso, Nicola Ciconte rischia di perdere una gamba. Ancora un episodio cruento nell'area delle Preserre Vibonesi, dove è in atto da tempo una vera e propria guerra di 'ndrangheta. Anche se al momento l'episodio in questione non è stato ricondotto alla faida, ma è al vaglio dai carabinieri che dovranno determinarne la matrice. Questa mattina in via Nazionale a Savini, nel comune di Sorianello, un giovane è rimasto vittima di un'esplosione causata da un ordigno piazzato sotto la sua auto, un'Opel Astra, parcheggiata nei pressi della propria abitazione. La bomba è esplosa quando l'uomo è salito a bordo del veicolo. L'uomo, Nicola Ciconte di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine per questioni di stupefacenti, ha riportato ferite gravi tra cui una lacerazione al polpaccio destro ed è stato trasferito in elisoccorso presso l'ospedale di Catanzaro nel tentativo di salvargli la gamba, dove ha riportato le maggiori ferite. Sul posto era presente anche un medico che ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Le indagini sono condotte dal capitano Marco Di Caprio, che si avvale dei suoi collaboratori marescialli Staglianò, Casella e Sciacca. Ed ora cambiamo argomento. Chiaravalle Centrale. Il comitato Casa della Salute scrive a Oliverio: «Siamo stanchi e sfiduciati». Sulla riconversione dell'ex ospedale di Chiaravalle Centrale si mobilitano i cittadini e scende in campo il Comitato per la Casa della Salute. In una nota, a firma dell'ex sindaco Nino Bruno, il sodalizio spontaneo si rivolge direttamente al presidente della Regione Calabria, al direttore dell'ASP di Catanzaro e per conoscenza al sindaco. Il miraggio della Casa della Salute è il titolo emblematico della lettera aperta. Dopo aver atteso per anni, spiega il documento, che si realizzasse concretamente la riconversione dell'ex ospedale civile di Chiaravalle in Casa della Salute, come previsto dalle varie delibere regionali, dopo aver atteso con fiducia il completamento degli studi progettuali avviati dall'azienda sanitaria provinciale per la realizzazione di una Casa della Salute moderna e funzionale, sia in termini di servizi sia in termini di una nuova struttura, oggi sentiamo il dovere, come cittadini attenti a quanto avviene nel mondo della sanità comprensoriale, di segnalarvi una situazione stagnante o meglio di regressione per quanto attiene il progetto di riconversione in Casa della Salute, con conseguenti ripercussioni sul servizio sanitario in un intero comprensorio. E quanto avviene purtroppo spesso in Calabria, quando si deve passare dalle parole o dagli studi di fattibilità ai fatti. E quanto si sta verificando a Chiaravalle. In questi anni, prosegue la nota, a partire dalla chiusura dell'ospedale sono stati avviati sull'argomento studi, proposte, convegni accompagnati da impegni solenni a fare presto e bene. Se guardiamo alla situazione odierna, troviamo invece un insieme di servizi sanitari senza che ci sia una regia, un responsabile della Casa della Salute a cui rivolgersi per chiedere conto sia dello stato di realizzazione dei servizi previsti nello studio presentato ai vari convegni, sia delle disfunzioni registrate in questi ultimi tempi. Dobbiamo purtroppo constatare che non solo non c'è stato il potenziamento dei servizi, ma addirittura alcuni sono stati annullati o ridimensionati. A titolo di esempio segnaliamo la chiusura di un servizio ambulatoriale di chirurgia senza avvertire i pazienti già prenotati da tempo, la riduzione del personale della riabilitazione con conseguente riduzione delle attività, il disservizio nel settore vaccinazioni. Facciamo notare che il servizio di riabilitazione
era inserito come dei punti qualificanti del progetto della Casa della Salute. La sfiducia aumenta, conclude l'ex sindaco Nino Bruno, se si guarda all'iter riguardante il progetto del nuovo edificio che dovrebbe ospitare la Casa della Salute. Da un anno, nonostante gli impegni solenni sia della Presidenza della Regione sia della Direzione Generale dell'ASP, la pratica viene passata dagli uffici regionali agli uffici dell'azienda sanitaria e viceversa, senza che al momento si intraveda una soluzione. Per quanto sopra, vi chiediamo un intervento che ponga fine a un modo di operare che, oltre a creare una sanità non accettabile in un intero territorio, alimenta sempre di più la sfiducia verso dirigenti e politici. E sempre per quanto riguarda la Casa della Salute, il sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato, convoca i sindaci del comprensorio. Il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, ha convocato per martedì mattina 26 settembre alle ore 9 presso la sala consiliare comunale di Via Castello una riunione di tutti i sindaci delle Preserre e del Basso Ionio. All'ordine del giorno della salute, lo stallo ormai inaccettabile del progetto relativo alla riconversione dell'ex ospedale San Biagio in Casa della Salute. Hanno già risposto positivamente all'appello alla mobilitazione i primi cittadini di tutto il comprensorio. Questo incontro si rende necessario, ha dichiarato Mimmo Donato, perché il credito nei confronti di Regione ASP si è ormai esaurito. Nella popolazione si è insinuata la chiara sensazione che ci sia una manovra in atto per affondare subdolmente il progetto della Casa della Salute. Noi ci auguriamo che non sia così, ma come sindaci siamo chiamati a dare risposte ai nostri cittadini, soprattutto sui bisogni primari come il diritto alla salute. Pertanto scenderemo in campo in prima persona, anche con manifestazioni eclatanti di protesta, per attirare l'attenzione di tutti i media su questa vicenda e per capire cosa sta accadendo. C'è davvero la volontà politica della Regione di realizzare la Casa della Salute a Chiaravalle? C'è da parte dell'ASP provinciale l'impegno a portare avanti tutte le procedure in atto? Sono domande che ad oggi non trovano riscontro nei fatti, ma di lungaggini, equivoci e palleggi di responsabilità adesso siamo stanchi. Martedì dunque un primo squillo di protesta a cui seguiranno ulteriori iniziative. Ed ora passiamo ad emergenza cinghiali. Sull'argomento interviene con una nota il consigliere regionale Vanda Ferro. La Regione Calabria non deve sottovalutare l'allarme lanciato dal Comitato costituito per affrontare l'emergenza cinghiali sul territorio. Condivido in pieno le ragioni che hanno portato centinaia di aderenti al Comitato a mobilitarsi e a manifestare davanti alla cittadella. Occorre un piano straordinario per contenere la presenza di cinghiali sul territorio, che ha ormai le dimensioni di una vera e propria calamità, soprattutto nel Catanzarese e nel Vibonese. Oltre ai danni per migliaia di euro alle coltivazioni, emerge un serio problema di natura sanitaria per la presenza di focolai di tubercolosi. È quanto afferma il consigliere regionale Vanda Ferro, che già qualche settimana fa è intervenuta sull'argomento accogliendo gli appelli da parte di molti sindaci del Vibonese e del Catanzarese, oltre che dal comitato costituito dai tanti cittadini che vivono quotidianamente gli effetti devastanti dell'eccessiva presenza degli ungulati. È utile riunire un tavolo tecnico con i rappresentanti del Comitato, le organizzazioni professionali agricole, i sindaci, le autorità sanitarie. Come minoranza possiamo contribuire con alcune nostre proposte. Intanto, prosegue Vanda Ferro, è necessario avviare un censimento dei cinghiali. Anche, come propone il Comitato, si può realizzare rapidamente attraverso l'utilizzo dei droni come avviene nel resto d'Italia. Bisogna procedere all'abbattimento dei capi che il territorio non riesce a sostenere e avviare interventi mirati nelle aree protette nelle quali gli ungulati si rifugiano e prolificano. È necessario quindi modificare il calendario venatorio, anticipando ed estendendo il periodo di caccia, ma anche aumentare i controlli di tipo veterinario e individuare le risorse necessarie a risarcire le attività agricole per i danni subiti in questi mesi nella totale indifferenza della Regione. Molte realtà a vocazione agricola della Calabria rischiano di essere messe in ginocchio se non si interverrà tempestivamente per arginare il fenomeno. A Staletti, il gruppo di minoranza Staletti da Vivere chiede l'intervento della Corte dei Conti sul bilancio 2016. Si torna a parlare di equilibri di bilancio del consuntivo 2016 attraverso una nota inviata dal gruppo consiliare di minoranza Staletti da Vivere a firma dei consiglieri Marco Destito, Gregorio Aversa, al sindaco Concetta Stanizzi, al revisore dei conti Maria Narda, al segretario comunale Pasquale Pupo, al responsabile area finanziaria Raffaella Grillone, alla procura regionale della Corte dei Conti.
Una missiva di fuoco, tagliente nei particolari, come sottolineato in alcuni passaggi. Ravvisata la necessità di avere maggiore contezza dello stato finanziario e debitorio del Comune e atteso che in data 26 luglio è stato redatto un verbale da parte del Revisore Unico in cui si esprimono gravi criticità, tra cui la mancanza della relazione delle spese redatte dal responsabile dell'ufficio tecnico. Un documento che proseguendo sottolinea che il revisore dei conti esprime parere con riserva sia in sede di bilancio consuntivo 2016 nonché sul previsionale 2017. A tal proposito gli stessi consiglieri rivolgono istanza al sindaco Concetta Stanizzi per avere la documentazione allo scopo di conoscere se delle verifiche di spesa che dovevano accompagnare il bilancio consuntivo redatte a cure del responsabile dell'area tecnica Filippo Caliò si confermano gli equilibri di bilancio. Il fondo comunque arriva nella fase finale della nota con un invito alla Procura regionale della Corte dei Conti ad accertare se i bilanci previsionali e consuntivo 2016 siano veritieri nella considerazione che il revisore unico esprime palese dichiarazioni nelle quali afferma di non aver avuto la documentazione completa circa la quantificazione dei debiti fuori bilancio. Ed ora ritorniamo alla cronaca. 'Ndrangheta nel Vibonese, condanne definitive per la cosca Tripodi. Confermata la presenza della cosca Tripodi a Vibo Marina, a dirlo è la Cassazione, che ha confermato la sentenza in appello del processo Libra contro il clan Tripodi a Porto Salvo e Vibo Marina. Le condanne definitive hanno riguardato Nicola Tripodi 8 anni di carcere, Salvatore Vita 9 anni di reclusione, Gregorio De Luca 2 anni e 8 mesi, Antonio Tripodi 7 anni e 6 mesi di reclusione, Sante Tripodi 6 anni e 8 mesi. Nuovo processo invece per Massimo Murano, rinviato per la rimodulazione della pena, e Francesco Lo Bianco. Le accuse rivolte al clan, che avevano interessi anche a Roma e Milano, riguardano l'associazione mafiosa, l'intestazione fittizia di beni, frode nelle pubbliche forniture, usura, rapine ed estorsione. I Tripodi avrebbero messo le mani anche sui lavori dopo l'alluvione a Vibo del 2006. Con la sentenza della Cassazione si sancisce dunque la presenza del clan non solo nella zona di Porto Salvo, ma anche a Vibo Marina. L'ascesa dei Tripodi è iniziata negli ultimi anni grazie al legame con i Mancuso di Limbadi e ai Piscopi Sani, con i quali avevano dato vita ad un unico cartello criminale. Picchiano e rapinano un giovane, 3 in manette. Rapinano un giovane dopo averlo percosso e minacciato utilizzando una roncola e un cavo elettrico e poi si danno alla fuga. 3 persone, Antonio Ventura di 35 anni, Antonella e Giovanni Melina, rispettivamente di 20 e 24 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Soverato con l'accusa di rapina impropria. L'episodio è stato denunciato dalla vittima della rapina, che ha raccontato ai militari di essere stato avvicinato mentre era in macchina dai 3, che, dopo averlo picchiato e minacciato, si sono impossessati del suo telefono cellulare, del portafogli con 150 euro in banconote di vario taglio e di altri effetti personali. Avviate immediatamente le ricerche sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima, che è stata accompagnata nel pronto soccorso dell'ospedale di Soverato, dove gli sono state diagnosticate lievi lesioni. I 3 autori della rapina sono stati bloccati a bordo di un'auto in transito sulla statale 106, all'altezza di Isca sullo Ionio. La perquisizione personale e veicolare ha consentito ai militari di trovare e sequestrare la refurtiva e la roncola utilizzata. E ancora atti intimidatori nel Vibonese. 2 attentati intimidatori contro 2 cooperative sono stati consumati la notte scorsa a Mileto e San Nicola da Crissa nel Vibonese. A Mileto sono state prese di mira per l'ennesima volta le isole ecologiche già bersaglio nell'aprile scorso di una serie di altre intimidazioni. Questa volta però, invece delle bottiglie di benzina e dei proiettili in bella mostra, i malviventi hanno decisamente alzato il tiro, ricorrendo ai colpi di pistola e di fucile. Gli obiettivi presi di mira sono l'impianto di via Lenza della Corte, nei pressi del campetto sportivo contro il quale sono stati esplosi in rapida successione alcuni colpi di pistola, e quello di via Zifò, poco distante dalla strada provinciale che porta alla Mileto di Nami. In questo caso è stato invece utilizzato un fucile caricato a pallettoni. Le indagini dei carabinieri puntano adesso a risalire ai responsabili di questi gravi episodi e in particolare ai motivi di questa scia sinistra che sembra non avere fine.
Tra le possibili ipotesi è che si tratti dell'ennesimo tentativo di estorsione da parte della criminalità organizzata ai danni della Cooperporo di Rombiolo, un'azienda che negli ultimi anni ha subito attentati di ogni genere da un angolo all'altro del Vibonese. Modalità simili sono state utilizzate nelle stesse ore anche a San Nicola da Crissa. Qui diversi colpi di arma da fuoco sono stati indirizzati, sempre nella notte tra venerdì e sabato, contro l'impianto di trattamento e valorizzazione della raccolta differenziata della cooperativa Stella del Sud di San Nicola da Crissa. L'impianto è sito nella zona industriale del paese ed è in funzione dalla primavera scorsa. Gestisce un buon volume di rifiuti e vi lavorano molti sannicolesi. Sull'episodio intimidatorio stanno indagando i carabinieri della locale stazione, agli ordini del maresciallo Massimiliano Cervo, coadiuvati dalla compagnia dei carabinieri di Serra San Bruno. Il deprovevole atto ha turbato la tranquillità del paese e dei suoi abitanti, per niente abituati a fatti del genere. Lamezia, va a fuoco il magazzino della ditta di insegne luminose. Un incendio ha interessato il magazzino di una ditta lametina, la Illumilab SRL, che si occupa della produzione di insegne luminose. Diverso il materiale elettrico andato in fumo. All'interno erano anche parcheggiati due furgoni, dei quali uno parzialmente danneggiato dalle fiamme. Lo stabile non ha subito danni strutturali né tantomeno gli appartamenti esistenti al primo piano. Dal sopralluogo congiunto dei vigili del fuoco con la polizia di Stato presente sul posto non è stato rinvenuto alcun elemento utile che potesse accertare eventuale dolo, ma comunque non si esclude nessuna ipotesi. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Lamezia Terme, con l'ausilio di autobotte, ha evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente all'interno del magazzino e dagli appartamenti sovrastanti. E sempre a Lamezia, furto con scasso ai danni della Progetto Sud, svuotate le casse del parcheggio dell'ospedale. Ancora un furto ai danni della Progetto Sud. A renderlo noto è la stessa comunità che ha subito un furto con scasso e questa volta nel mirino, a pochi giorni dai danneggiamenti della cooperativa Le Agricole, è stata la Ciarapani. La cooperativa infatti gestisce parcheggi all'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Le casse sono state svuotate e sono stati provocati ingenti danni alla struttura. Inoltre sono stati portati via anche i DVR con le registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Sul posto la polizia con gli uomini della scientifica per le indagini sul caso. Non comprendiamo questo accanimento nei nostri confronti, commentano dalla Progetto Sud. Per il momento attendiamo l'esito delle indagini. I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, insieme al personale del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, hanno arrestato Francesco Barbaro, di 68 anni, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato una pistola modello Glock calibro 9 con matricola Brasa, 50 proiettili per pistola calibro 9,21, 84 cartucce per fucile calibro 12 e 8 cartucce per fucile calibro 20. Il materiale è stato sequestrato ed inviato ai laboratori dei carabinieri del RIS di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Bentornati in studio, continuiamo con le notizie. Calcinacci cadono su auto dalla galleria strada statale 280 vicino Marcellinara. Nessun ferito, traffico deviato. Si stacca un pezzo di intonaco di copertura nella galleria sulla strada statale 280 nella zona di Marcellinara in direzione Catanzaro, cadendo su alcune auto in transito, ma fortunatamente nessun ferito. È successo sulla strada statale 280 dei Due Mari. Sul posto l'ANAS, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco della centrale di Catanzaro. La galleria è stata chiusa al traffico e le auto sono state deviate sulla vecchia 280 da Marcellinara a Settingiano. Sul posto è arrivata anche l'autoscala dei Vigili del Fuoco per eliminare ulteriori parti di intonaco che erano pericolanti. Sono stati riscontrati disagi alla viabilità. Abbadolato, discarica a cielo aperto, denunciato un giovane. I carabinieri della stazione di Badolato, guidati dal maresciallo Luca Massaro, hanno sequestrato nel territorio cittadino un'area di oltre 200 metri quadri sulla quale insisteva una discarica abusiva a cielo aperto.
Il sequestro è avvenuto nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione di reati ambientali, nel quale i militari hanno scoperto e sequestrato in località Melindus, a sud della cittadina, una discarica con oltre 20 lastre di Eternit, cumuli di copertoni, parti ferrose, pezzi di auto demolite, nonché enormi scarti di edilizia. Le indagini effettuate da parte dei carabinieri hanno velocemente permesso di identificare il presunto responsabile, un 32enne disoccupato del luogo, adesso deferito all'autorità giudiziaria competente. Un territorio per fortuna tenuto sotto controllo dai carabinieri e dai colleghi forestali delle sezioni del comprensorio. Uno spettatore allo slalom città di Amato è stato investito mentre era in corso la prima manche di prova della gara nella cittadina della provincia catanzarese. È successo nel corso della seconda e ultima giornata della gara automobilistica giunta alla quinta edizione. L'uomo, che era tra gli spettatori, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato investito da una delle macchine in gara. È stato trasportato all'ospedale di Catanzaro, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. A Monte Paone, raduno bandistico promosso dall'associazione Solidales. La musica che unisce, Festival delle bande musicali. A Monte Paone, l'associazione Solidales, in collaborazione con la Proloco e il patrocinio dell'amministrazione comunale, ha promosso una partecipata manifestazione che ha registrato le esibizioni delle bande musicali di Albi, Monte Paone, Monte Rosso e Stilo. La sfilata per le vie del paese e la processione del Santo hanno preceduto un grande concerto. Sì, è un'iniziativa pensata da qualche anno e che si inserisce un po' in quelle che sono le attività che come associazione abbiamo inteso realizzare per questo anno associativo. Un'attenzione particolare a quello che è il mondo della musica, nella consapevolezza che i messaggi che la musica riesce a trasmettere aiutano fortemente alla socializzazione, all'aggregazione e quindi anche al confronto. Abbiamo voluto invitare quattro gruppi bandistici che negli anni precedenti hanno collaborato con l'ensemble Solidales. In modo particolare abbiamo ospitato il complesso bandistico Città di Albi, il complesso Santa Cecilia di Monte Rosso Calabro, la banda storica di Stilo e a fare gli onori di casa il complesso di Monte Paone Nova Auruncus. Io ritengo che sia un bel momento di festa, tutta la cittadinanza è stata coinvolta, le bande hanno fatto la loro sfilata nel contesto cittadino, raggiungendo i vari quartieri di Monte Paone Lido, proprio nella consapevolezza anche di voler unire in un abbraccio ideale tutta la nostra città nel nome della musica. Ed ora ci spostiamo a Badolato per la festa degli Angeli Custodi. Nell'ambito dei festeggiamenti civili in onore degli Angeli Custodi a Badolato Marina, hanno allietato la serata il gruppo di musica etnica popolare I Nuovi Tarì con Francesco Giannini Live. Numerose le persone accorse davanti alla parrocchia non solo per assistere al concerto, ma anche per gustare i prodotti tipici locali preparati dal comitato.
grazie. Buonasera a tutti. Ed ora diamo la linea a Gregorio Mulzì per la pagina sportiva. Grazie Maria Caterina e ben ritrovati a tutti voi gentili spettatori per questo consueto approfondimento del lunedì perché riguarda la nostra testata giornalistica. Ieri nei campionati regionali ci sono stati tantissimi gol a partire dalle eccellenze fino al girone D di prima categoria. Noi andiamo a vederlo girone per girone partendo come sempre con la categoria regina della nostra regione, appunto il campionato di eccellenza. Campionato nel quale spicca la vittoria esterna del Siderno contro l'Aurora Reggio e questo consente alla squadra di Mister Galati di issarsi solitaria in testa alla classifica. Due pari. Entrambi 1-1, quello nel derby tra Luzzese e Amantea e quello tra Trebisacce e Reggio Mediterranea. Per il resto, prima vittoria per il Sersale sullo Scalea e vittoria anche per il Castrovillari, il Gallico Catona, il Locri e la Paolana. Vediamo prima il servizio su Sersale Scalea e le interviste curate dalla relazione e poi i risultati e classifica. Vince e convince il Sersale di Mister Trapasso in casa contro il sempre ostico Scalea. La posta in palio era importante, visto che la squadra presilana era reduce da un pari e da una sconfitta, mentre lo Scalea viaggiava col vento in poppa, arrivando a Sersale con un pari e una vittoria in campionato e soprattutto dopo il 5-0 sul Bruzium Cosenza in Coppa. Primo tempo di marca giallorossa, nel quale, se si fa eccezione per un'occasionissima con Mandarano, Corasiniti e compagni hanno sciolinato belle trame di gioco. Ma vediamo gli episodi. Al 17° è Mittica per il Sersale a mettere in crisi il portiere dello Scalea, il quale si destreggia ottimamente e mette in calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo ripartenza per lo Scalea con Mandarano che ha una chiarissima occasione davanti al portiere, ma Parrottino non si fa sorprendere e devia in calcio d'angolo. Al 23° è ancora Nellino ad avere un'occasione per il Sersale. Al 26° su un calcio d'angolo palla Scozzafava che dal limite lascia partire una bordata ma la palla si stampa sulla traversa. Al 31° episodio analogo ma questa volta dallo stesso punto è Staglianò che segna un Eurogol. Al 38° incursione in aria di Pugliese che è esteso dal numero 8 dello Scalea per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il calcio di rigore. Rigore tirato ottimamente da Scozzafava. Nel secondo tempo, Scalea che alza il baricentro e locali che controllano, ripartendo in contropiede. Non ci sono però state azioni degne di nota, se ci fa eccezione per un intervento miracoloso di Parrottino su Scappetta e una buona incursione di Mittica che da buona posizione calcia alto. Allora, con mister De Pasquale a raccontare di questa partita da due volte. Un primo tempo nel quale il Sersale ha avuto un predominio territoriale, nonostante una nettissima occasione da gol per Mandarano che ha sciupato davanti al portiere. Secondo tempo siete venuti un po' fuori, avete cercato di mettere sotto la squadra locale, non siete riusciti a fare un gol, per cui alla fine un 2-0 che la dice tutto sull'andamento reale dei 90 minuti. Temevamo il Sersale, avevo visto anche giocare settimana scorsa, quindi... conoscevo alcuni elementi loro e quindi ti assicuro che temevamo come squadra, così come temevamo il campo, che è un terreno che a noi dà noia, però è normale che se loro riescono a giocare anche la mia squadra debba, non vedo perché non debba giocare. Primo tempo l'hai detto te, loro penso che è partita anche una partita equilibrata, l'occasione migliore, anzi la prima, penso sia stata quella nostra, che se facciamo gol parliamo forse di un'altra partita, ma con i forse non si fa nulla. Poi abbiamo mollato 10 minuti dove è venuto fuori, sono stati bravi loro a venire fuori e già avevamo avuto qualche avvisaglia sulla parata di Marco poco prima, sulla traversa dell'esterno, Scozzafava sul 9 mi sa, comunque un'azione simile al gol, quindi già avevamo avuto un sentore di quello che poteva succedere e poi nel calcio è successo. Loro bravi ad andare in vantaggio, poi dei rigori sono gli arbitri, i giudici, sono loro che decidono, io non mi metto qui a commentare c'era o non c'era. Se ha deciso di dare rigore è stata un'ingenuità da parte nostra perché quella palla va semplicemente accompagnata, siamo a un metro dalla linea del fondo campo, quindi dato rigore sono stati doppio vantaggio penso che qualsiasi squadra molla, nell'intervallo ho solo chiesto una reazione da parte dei miei perché così come puoi prendere due gol ne puoi fare uno, ne puoi fare due, la puoi anche ribaltare. E ne abbiamo casi dove il risultato è stato ribaltato, per cui avevo chiesto semplicemente una grande reazione se loro ci credevano, perché se non ci avessero creduto usciamo fuori, entravamo nella sfera delle brutte figure, noi brutte figure non ne vogliamo fare, per cui avevo chiesto quello e l'hanno fatto e
siamo venuti fuori prendendo campo noi, penso che sotto gli occhi di tutti, anche perché loro con doppio vantaggio non è che dovevano continuare a macinare gioco. L'abbiamo fatto noi, questa è la squadra, questo è il vero Scalea, e penso che 3-4 occasioni le abbiamo avute, due su palle preparate, penso palle inattive studiate, dove l'abbiamo ciccata, e la palla forse più importante l'ha avuta Scoppetta, un metro alla porta. Bravo ovviamente il portiere loro a fare quel tipo di parata. Senta mister, settimana scorsa abbiamo parlato con mister Malucchi e con mister Gregorace del campionato di eccellenza. Anche lei conferma che secondo gli addetti ai lavori questo è un campionato molto molto livellato, sia in alto che in basso, ci sono molte squadre che si equivalgono, quindi un campionato che fino alla fine sicuramente vedrà tantissime protagoniste. Guarda, esco dallo spogliatoio, ho usato le stesse identiche parole che mi stai dicendo te. Anche a vedere gli altri risultati, che siamo comunque alla terza di campionato, voglio dire, però l'occhio va buttato perché è normale. A vedere anche gli altri risultati, penso che li conoscete anche voi, ho detto ai ragazzi che è un campionato equilibrato, quindi non c'è nulla, non ci sono squadre scarse, non ci sono squadre forti. C'è un campionato da affrontare e l'affrontiamo in tutte le formazioni che appunto devono svolgere questo campionato d'eccellenza, e penso che fino alla fine sarà così. Non c'è la squadra ammazza campionato, questo è un dato importante. Devono capirlo soprattutto i ragazzi, io parlo di me perché in questo momento alleno Scalea ed è giusto che ne parli con loro. Quindi questi sono i risultati, questi sono i campionati, queste sono le partite. Noi venivamo da una striscia positiva, mettendoci dentro anche la prestazione, non il risultato, perché è facile dire che il Brisium non era una squadra pronta, non è vero, assolutamente, però non parlo di risultati, parlo di prestazioni. Perché loro lo sanno, è la prestazione che ti accompagna sempre al risultato positivo. Noi veniamo da una grande prestazione, non vorrei che i ragazzi si fossero illusi, ecco, di essere la squadra, non è quello perché è costruita anche bene, per l'amor di Dio. Però le partite sono tutte da giocare. Oggi abbiamo avuto un'altra lezione, tra virgolette, che poi tanto lezione non è stata, però abbiamo avuto conferma, ecco, di quello che dicevamo prima io e te, che è un campionato equilibrato e c'è da giocarsi partite con tutti quanti. Mister Trapasso, un primo tempo esemplare, un primo tempo nel quale credo che i suoi uomini hanno fatto esattamente quello che aveva detto nello spogliatoio, una piccola disattenzione, però credo che il risultato di 2-0 ci sia stato tutto. Poi il secondo tempo un po' si è calati anche di concentrazione, visto il risultato, però credo che alla fine il 2-0 sia tutto meritato. Beh sì, sicuramente nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo cercato di giocare la palla, farla girare in continuazione, perché questo è il nostro gioco, fin quando noi giochiamo la palla riusciamo a fare bene. In effetti al primo tempo siamo riusciti a fare due gol, dove loro e l'avversario in linea di massima hanno fatto un tiro in porta. Nel secondo tempo più che altro abbiamo un po' addormentato la partita, anche se abbiamo rischiato qualche cosa, però alla fine il risultato ci sta tutto. Questo devo ringraziare i ragazzi che hanno dato tutto, era una partita molto importante per noi, perché giustamente venivamo da una sconfitta dalla Mantegna, onestamente non meritavamo di perderla, però purtroppo il calcio è questo, abbiamo fatto qualche errore e l'abbiamo pagato. Oggi invece ho visto i ragazzi abbastanza concentrati e abbiamo voluto questa vittoria. Senta mister, tutti gli addetti ai lavori confermano il fatto che questo è un campionato di eccellenza molto molto livellato, sia in alto che in basso. I risultati di oggi lo confermano, anche lei conviene con quanto detto? Sì, in linea di massima sì, vedendo già queste le prime due o tre squadre, in effetti per me è un campionato livellato. Si va a lottare fino alla fine, sia per vincere, sia per i play-out, per la retrocessione, per tutto. Sicuramente sarà un campionato veramente bellissimo, perché quando è equilibrato, giustamente uno si diverte di più. E il suo Sersale, mister, dove arriva in questo campionato? No, niente, noi dobbiamo solo fare una salvezza. Sappiamo che abbiamo delle pecche, tiriamo avanti così e poi andiamo a vedere per lungo andare. Noi puntiamo solo per una salvezza tranquilla, abbiamo quei 3-4 anziani dell'anno scorso e andiamo su quei tre ragazzi che ci possono guidare per una salvezza tranquilla. Tutto qua. Ecco i risultati e classifica. Aurora Reggio Siderno 0-2, Castrovilla Ricotronei 3-1, Gallico Catona Soriano 2-1, Locri Cutro 2-1, Luzzese Amantea 1-1, Paolana Acri 2-1, Sersale Scalea 2-0, Trebisacce Reggio Mediterranea 1-1. Classifica. Siderno 7, Locri e Paolana 6, Castrovillari e Gallico Catona 5, Sersale, Acri, Amantea, Reggio Mediterranea, Soriano, Scalea 4, Cutro e Cotronei 3, Luzzese, Trebisacce 2, Aurora 1 punto. In promozione, nel girone A, comandano le due squadre di Rossano.
L'Olympic Rossanese si sbarazza dello Juvenile a Roseto con il più classico dei risultati, 2-0, mentre la Rossanese espugna San Giovanni in Fiore grazie a due calci di rigore trasformati da Riolo dopo il vantaggio iniziale della Silana con Paciola. Bella vittoria del Corigliano contro l'Aprigliano e del Cassano sul Brutium, così come del Roggiano alla Mezia contro la Promosport. Per il resto, pari scompiettante tra Belvedere e San Biase e tra Fronti e San Fili, così come anche tra Garibaldina e San Lucido. Vediamo risultati e classifica. Aprigliano-Corigliano 1-3, Belvedere-San Biase 3-3, Brutium-Cassano 0-2, Fronti-San Fili 1-1, Garibaldina-San Lucido 2-2, Olympic-Rossanese, Juvenile-Roseto 2-0, Promosport-Roggiano 1-2, Silana-Rossanese 1-2. Classifica. Olympic Rossanese e Rossanese 9, Corigliano 7, Aprigliano, Roggiano e Juvenile 6, San Biase 5, Garibaldina 4, Cassano, Promosport e Silana 3, Brutium 2, San Fili, Belvedere, San Lucido e Fronti 1. Nel girone B finisce 0-0 il big match tra Africo e Gioiese, mentre continua a brillare la stella rombiolese, che dopo l'exploit di Maida vince anche il derby con San Gregorio grazie alla doppietta di Soriano. Il Bocale liquida la Pratica San Luca, il Real asfalta la Villese e il Filogaso vince in rimonta contro la Stilese, mentre le due vittorie esterne della giornata sono targate Gioiosa Ionica in quel di Botricello e Atletico Maida che nel finale vince ad Ardore contro un'Ostica Sbovalinese ridotta in 9 uomini. Vediamo risultati e classifica del girone B. Africo Gioiese 0-0, Bagnarese Brancaleone 1-0, Bocale San Luca 5-1, Botricello Gioiosa Ionica 1-2, Bovalinese Atletico Maida 2-3, Filogaso Stilese 3-1, Real Villese 5-0, Rombiolese San Gregorio 2-0. Classifica. Bocale Africo Rombiolese Gioiosa Ionica e Gioiese 7, Bagnarese 6, Filogaso Bovalinese Brancaleone 4, Real, Atletico Maida, San Gregorio e Villese 3, Stilese 2, Botricello e San Luca 0. Scendiamo di un gradino, andiamo a vedere quello che è successo nei quattro gironi di prima categoria nella nostra regione, iniziando da quello più a nord, il girone A. Questi i risultati. Cetraro Amendolara 0-0, Città di Rossano, Real Sant'Agata 0-4, Cus PSG Tavernese 1-0, Marina di Schiavonea Acquappesa 8-0, Mirto Crosia Atletico Corigliano 1-1, Praia Fuscaldo 2-1, San Marco Geppino Netti 3-0, Spezzano Albanese Rose City 0-0. Classifica. Real Sant'Agata e San Marco 6, Marina di Schiavonea, Mirto Crosia, Rose City 4, Praia, Cus PSG, Geppino Netti 3, Atletico Corigliano, Amendolara, Spezzano Albanese 2, Cetraro 1, chiudono Tavernese, Città di Rossano, Fuscaldo e Acquappesa a 0 punti. Nel girone B di prima categoria si continua a segnare a raffica. Il Real Celva nel fa 6 al Casali del Manco, il Morrone 5 allo Sporting Catanzaro Lido, la Caccurese 4 al Parragorio, così come anche 4 ne fa il Ciro al Real Catanzaro e il Real Rocca Bernarda al Kennedy. Vince anche il Taverna, lo Scandale e il Bianchi. Nemmeno un pareggio dunque in questo girone B di prima categoria, del quale andiamo a vedere i numeri. Bianchi Santa Severina 1-0, Casali del Manco Real Cerva 2-6, Pallagorio Caccurese 1-4, Real Catanzaro Girò 2-4, Real Rocca Bernarda Kennedy 4-1, Scandale Sillanum 2-1, Sporting Catanzaro Lido Atletico Cosenza Morrone 0-5, Stelle Azzurre Taverna 1-2. Classifica. Real Cerva, Rocca Bernarda, Caccurese e Taverna 6, Atletico Senza Morrone, Bianchi 4, Santa Severina, Cirò, Scandale, Kennedy, Sporting Catanzaro Lido 3, Stelle Azzurre, Sillanum, Real Catanzaro, Casali del Manco e Pallagorio 0 punti. Nel girone C, invece di prima categoria, scoppiettante vittoria del Borgia sull'Ostignano e del Real Mileto in quel di Bivongi. Il San Calogero liquida la Pratica Badolato per 2-0. Il Mammola bissa la vittoria di Chiaravalle vincendo in casa contro il Monasterace e la Sierrese il Caolonia. Vince anche il Montepaone contro il Girifalco, mentre da segnalare il buon pari esterno negli anticipi del Chiaravalle a San Biase contro il Pianopoli e della Vigor Lamezia a Tropea. Vediamo risultati e classifica. Bivongi Pazzano Real Mileto 0-3, Borgia Stignano 5-0, Mammola Monasterace 3-2, Pianopoli Chiaravalle 2-2,
Real Montepaone, Euro Girifalco 5-0, San Calogero Badolato 2-0, Serrese Caolonia 3-1, Tropea Vigor Lamezia 1-1. Real Mileto, Real Montepaone, San Calogero e Mammola 6, Vigor Lamezia 4, Borgia Badolato, Euro Girifalco e Serrese 3, Pianopoli 2, Chiaravalle, Tropea e Stignano 1 punto, chiudono Monasterace, Caolonia e Bivongi Pazzano 0 punti. Andiamo dunque a chiudere per quel che riguarda i campionati di prima categoria vedendo risultati e classifica del girone D. Bianco Audax Ravagnese 4-0, Calcio Ravagnese Città di Rosarno 0-1, Deliese Ierax 3-0, Polisportiva Bovese Taurianovese 0-0, Propellaro Compressorio Archi sospesa, Regium City San Gaetano 0-2, Rosarno Palizzi 2-4, San Giorgio Scillese 3-2. Classifica. Bianchi San Gaetano e Città di Rosarno 6, Polisportiva Bovese 4, Compressorio Archi, Deliese, San Giorgio, Palizzi e Calcio Ravagnese 3, Propellaro, Scillese, Taurianovese, Regium City e Ierax 1, chiudono Rosarno e Audax Ravagnese a 0 punti. E dunque, anche per questa settimana abbiamo visto i risultati dei vari gironi della nostra regione, aspettando che la Lega si pronunci per quel che riguarda i campionati di seconda categoria che inizieranno molto probabilmente nella prossima settimana. Io vi auguro una buona serata e ridò la linea di nuovo al telegiornale. Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buona serata.